Sono Andrea Maderna, oggi con me c'è Alessandro De Luca Uè, salve. E siamo qui per chiacchierare come al solito di ultimi film visti. Uh, oggi episodio dedicato al cinema d'animazione perché abbiamo uh, Nimona che è uscito su, su Netflix la scorsa settimana. Il se 30 vai, giugno. No? 30 giugno, perfetto, quindi sì, è lo scorso, venerdì scorso. E uh, aspetta com'è che è il titolo italiano? Ruby Gilman trattino la ragazza con i tentacoli che esce al cinema in questi giorni. Ma è una roba di... che piace a Cerutti? A Luca? No, no <ride> non è no. ok. No. È Ruby Gilman Teenage Kraken in originale e qua in Francia è La Do Kraken. E ma in, ed è uscito. Cioè, infatti il titolo in inglese è molto più carino. La, la, la cra, il Kraken adolescente. La... Eh sì, lo so, lo so. Tra l'altro, non so perché è uscito cioè in America, in Francia, così la scorsa settimana, ma in Italia questa volevano controllare se andava bene. Sì, sicuro. infatti, probabilmente lo stanno passando per, <ride> per sicurezza. Lo stanno anche riguardando al contrario. <ride> che magari se lo guardi al contrario, esce. E perché, sai, la, la ragazza con i tentacoli temevano fosse Rutsuki Dochi? Quella è roba i tentacolari giapponesi strane. Eh, prima però volevamo commentare brevemente questa notizia deprimente che tu hai eh, mandato su, sul nostro slack di eh, Xavier Dolan eh, regista insomma ehm, canadese regista canadese sì eh, che ha fatto tanto parlare di sé eh, diciamo nei suoi primi dieci anni di carriera anche perché è uno che ha iniziato praticamente a vent'anni è giovanissimo e eh, spaccando tutto cioè conquistando il cuore di festival di qua e di là forse il suo film un po' più famoso è stato Mammy, eh, quello, quello che proprio l'ha fatto esplodere definitivamente, però insomma ci ha avuto un avvio di carriera pazzesco. Eh, poi è un po' andato, diciamo, a. non so se a spegnersi, però gli ultimi suoi film eh, hanno avuto magari meno, meno. non so come dire, meno, meno richiamo, hanno, hanno fatto meno, meno buzz. E tra, tra l'altro ha avuto anche il momento. Eh, dirigo film a Hollywood la mia vita con John Donovan che insomma non è andato benissimo Mattias e Maxime l'ultimo film che ha fatto se l'hai fatto in Canada tra l'altro quello era anche andato a vederlo al cinema ma mi aveva divertito molto sta cosa che essendo un film canadese era parlato in francese io beh, vivo in Francia e quindi non era sottotitolato ma ogni tanto c'erano delle frasi sottotitolate per perché sì, il francese era, canadese, era il francese canadese che... sì 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 c'erano proprio dei o addirittura a volte pezzi di, un, di una conversazione subentrava il sottotitolo era bellissima sta cosa eh, che era un bel film, tra l'altro. E vabbè sì, poi, ecco secondo me, paradossalmente, la cosa più... Il motivo per cui un sacco di gente può essere che lo conosca... Perché comunque è anche attore. Ed era eh, il ragazzo gay, vittima di Pennywise all'inizio della seconda parte di Hit, della versione recente di visto. Hit. Che tu non hai visto, però insomma era, era, era presente lì. Eh, vabbè, comunque come attore ha partecipato anche ad altri film. Ad ogni modo, tra l'altro, l'ultima cosa che ha fatto è una serie tv. Uh, che è uscita qua in Francia, um, e in, in un paio di altri paesi. Leggevo che ah, sì. uno dei motivi per cui la, si è presa male. è Proprio perché gliel'hanno gliel comprata in quattro paesi: Spagna Giappone. Aspetta, che riapro la Canada e Francia: esatto, Che sì. insomma, Canada e Francia è quasi automatico: cioè, Spagna e Giappone. Che... Boh, sì, non è che. Sì, sì, no, ma poi oltretutto credo sia una produzione che ha fatto in Canada, quindi grazie al cazzo che in Canada gliela gli la trasmettono. <ride> però sì, e vabbè, in Francia comunque c'ha un suo pubblico, però sì, eh, non, ha, non ha preso, sto guardando, e sì, è una produzione canadese infatti. Però è una coproduzione di una del Quebec Core Contenue, che immagino siano. Beh, si sì, sono canadesi perché è Quebec. E Canal Plus, che è francese. Quindi, di fatto, cioè, l'ha venduta in due paesi: in Spagna e in Giappone, perché Francia e Canada, voglio dire, gliel'hanno prodotta, non è che. Vabbè, eh, fatto sta che lui ha rilasciato questa intervista al Paese, un giornale spagnolo, suppongo magari anche per promuovere la serie, e fra le cose che, che dice, l'intervista è piuttosto lunga, oltretutto è dietro a un paywall, per cui, a parte che io lo spagnolo non è che lo mastico molto, però, pure volendo, fa, bisogna fare la sottoscrizione, vabbè, ok, e, però si lamenta, dice che non, ha, non ho più la forza, la voglia di impegnarmi per due anni in progetti che nessuno vede. Ci metto tantissima passione e poi ne esco profondamente deluso. So di essere un bravo regista, ma tutto questo mi porta a credere che non sia così. Eh, dice la sua serie non l'ha. perché nessuno me l'ha acquistata? Perché è in francese, perché ha solo 5 episodi. Boh, fatto sta che dice: Non ci ho guadagnato nulla. Ho investito il mio cachet, la mia paga nella produzione, ho dovuto pure chiedere un prezzo a mio padre. Questo è un lavoro che non, non dà più soddisfazione, sono stanco e scoraggiato. A sto punto dirigo spot pubblicitari così almeno mi guadagno da vivere, mi compro una casa. Che è una roba. Allora, abbiamo fatto la battuta, abbiamo raggiunto la parità dei sessi. Non solo le registe donne brave, trovano lavoro solo in tv nella pubblicità, adesso pure quegli uomini. Eh, però sì, cioè, è veramente un po' il ritratto, anche qui una cosa che dicevo in chat, del, del, dello scenario attuale, il fatto che c'è un film di Zack Snyder in uscita e Xavier Donan mm, mm, riflette su, su che forse è il caso di lasciar perdere perché così non si campa più. Che dobbiamo fare? Cioè, nel senso, questo è un regista che vent'anni fa, dubito, avrebbe avuto grossi problemi a farsi produrre film. Ma eh, siamo... È un po' che lo, che lo sa chi segue il mercato cinematografico, un po' delle produzioni, è, un, è una tendenza che va avanti da 10-15 anni, forse da quando sono esplosi Marvel, l'MCU fondamentalmente, che le produzioni di mezzo sono sparite. Quindi o fai roba con veramente quattro cazzo di soldi che te lo giri con l'iPhone, probabilmente con un iPhone ricondizionato perché forse quello nuovo non te lo puoi neanche permettere quei soldi della produzione. Eh, mm. oppure fai roba AAA, mega budget eh, perché la roba da quei 50, 60, 70 milioni di dollari eh, che è un po' quello che diceva anche se non sbaglio era Soderbergh che ne aveva parlato in qualche intervista sì. che non esiste più il mercato di mezzo quindi mm. la roba che non è un, un mega blockbuster però non è anche un film super mega indipendente e i soldi non ti danno per quella roba lì, a quanto pare. C'è anche che un tempo i mega blockbuster erano anche il padrino: cioè senso, sì, c'è anche quello. Da era dire. una mega produzione basata su una IP e che aveva fatto una barca di soldi cioè non si fanno neanche più queste cose perché vabbè il discorso è che viene visto come un rischio eccessivo nel senso certo sì magari può ancora succedere che fai un il padrino e la gente va al cinema però è meno a botta sicura rispetto a a parte che ormai non è troppo più a botta sicura manco quello ma in linea di massima viene visto come meno a botta sicura rispetto a fare il film di supereroi o comunque il film basato su un IP che in qualche modo ha già dimostrato in un altro contesto di, di funzionare e, e poi secondo me è successa anche un'altra cosa c'è sempre stata questa cosa del la, tele, ah, la televisione ucciderà il cinema. Poi ah le videocassette uccideranno il cinema. Ah, i DVD uccideranno, Non è mai successo. Anche se sicuramente. Anzi, sono stati spesso un, un mercato importante perché c'erano film che venivano prodotti anche con la consapevolezza che una grossa fetta del rientro economico sarebbe arrivato dall'on video. Che è quello che diceva chissà, Matt Demon in quell'intervista. Non so se c'è cioè quel canale, l'hanno detto in molti. Ah, io l'avevo visto dalla c'è cioè quel canale su YouTube di quello che fa le interviste alla gente me ma mentre mangiano le, le ali di pollo piccanti <ride> esatto esatto <ride> e in, un, in quello che ha partecipato Matt Damon dicevano gli ha fatto sta domanda e Matt Damon spiega come la perdita del mercato a un video da affitto proprio quella lì è stato un brutto colpo per il mercato per il, per, sì. cioè per l'industria cinematografica perché ci facevano un botto di soldi con gli affitti con e con le Erano del incassi secolo. aggiuntivi anche per i film di successo, anzi, ovviamente i esatto, incassi enormi sì, sì. per i film di successo. Oltretutto nei contratti. Eh, spesso il regista, l'attore eh, avevano anche la percentuale sugli incassi in un video. Ma non solo, c'era anche la questione che a volte magari producevi un film. E se andava male al cinema, magari poi rientrava diventando un cult dell'on video. È successo a tanti film questa cosa. Adesso è, è quella cosa dello sparacchio: ucciderà, ucciderà, ucciderà il cinema. È un po' successa con lo streaming, in parte per questi manca mancati guadagni che ci sono, perché per chi non lo sapesse, nello stream, nelle piattaforme streaming, adesso non so i dettagli di ogni piattaforma, ma in linea di massima quello che succede è che non viene più pagato sulla base di quanto va bene il film. Ma si viene sempre pagati a, a, a priori, cioè ti danno l'anticipo sostanzialmente. Sì, ti ti comprano la licenza per un tot di anni e. Il che cambia un sacco di cose, perché ovviamente. Eh, da un lato tu, vabbè, eh, questo è il mio budget, rientro subito in questi soldi. Sono a posto. Però non c'è più la prospettiva del film. Se, è un, se il film è un successo clamoroso si guadagna sulla distanza. Certo puoi comunque venderlo col noleggio, eccetera, cioè, però. Comunque, sono comunque incassi molto inferiori tra l'altro è stato uno dei problemi quando Warner ha deciso di mettere tutto su HBO Max perché improvvisamente tutti quelli che avevano contratto le percentuali sugli incassi del cinema hanno detto oh, ma, che, ma è che mi pigli per il culo, mi stai accoglionando che ma è infatti, un po', ha... è il motivo per cui Scarlett Johansson aveva fatto causa a Disney per uh... perché che era per riuscito per contemporaneamente a cinema esatto, e streaming sì. Sì, era, era uno dei problemi e poi chiaramente c'è sempre il fatto che ci sono tutti, tu, al di là di Scarlett Johansson, che non è che perde la casa per questo motivo, no, però, però è, 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 pi, è pieno di piccoli che invece magari con quegli incassi pagano il mutuo. Però per il fatto che è giusto che lo faccia gente come Scarlett sì, 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 Johansson, sì. che si può permettere di fare una cosa del genere, eh? Ma certo. perché i piccoli magari se ne stanno zitti, non, non hanno chi, chi il, il, i soldi e il potere, esatto. <ride> Ma poi al di là di questo quindi del sistema diverso, che poi ricordo un'intervista di Jason Blanc che diceva c'è anche un fatto, nel senso, se tu vieni pagato solo prima, non hai alcun interesse che il film vada bene, certo ci può essere la buona fede, però in linea di massimo non hai anche alcun, alcun interesse economico a fare un bel film, perché tanto t'hanno già pagato. Di... Poi è ovvio che se fai dei film di merda che non funzionano, non, non, non ti danno soldi per farne altri. però in linea di massima, però, secondo me si... c'è anche la cosa della promozione: che non te ne frega un cazzo di fare interviste dopo l'uscita, di promuoverlo. Vabbè, lì magari te le mettono a contratto sì, okay, magari, per sì, garantire che così. le fai, eccetera. Alla fine, molti attori dicono sempre il vero lavoro non è fare il film, è sucarsi il tour mondiale di interviste, esatto. eccetera. <ride> Ma oltre a tutto questo, c'è anche un altro fatto che secondo me è decisivo per questo tipo di film di cui ci stiamo lamentando. Che svaniscono, che poi svaniscono. Continuano a uscire film indipendenti, continuano a uscire produzioni medio-piccole e ogni tanto c'è anche il caso quello che è successo. però mi sembra abbastanza evidente che si sia ridotto quel tipo di, di, di segmento là, diciamo, e anche che. Molto di questo spazio qua è stato mangiato dalle serie tv, streaming o non streaming, HBO, mm, sì. le serie di prestigio, le serie drammatiche, ormai se tu vuoi fare un... cioè è pieno di miniserie negli ultimi 5, 6, 7 anni che sono robe che 10, 15, 20 anni fa sarebbero state un film. E oggi quelle cose le fanno come serie tv, eh, come tipo di contenuto, eccetera. Perché c'è più libertà creativa, c'è più spazio di manovra, semplicemente, quale che sia il motivo, c'è spazio per farla in quel contesto. E quindi non ci fanno più film. Spesso, a volte ci si guadagna perché magari c'è più spazio per approfondire i personaggi e vengono migliori rispetto alle costruzioni che dovresti avere in un film. Altre volte, invece, le guardi, e dici: certo, che magari se ci facevi un film da due ore mi rompevi meno i coglioni di Gustavo Invece di fare 5-6 ore di roba. Sì. Però secondo me quello è un fattore importante. Tant'è che non è un caso se l'ultima cosa che ha fatto Dolan è una serie tv, cioè ci ha provato anche lui, probabilmente anche per questo, perché eh, lì ha trovato spazio, poi gli è andata male, quindi vabbè è andata un affanculo. <ride> Però in linea di massima è un po' successa anche questa cosa qua. Tant'è che se vai a vedere un sacco di di registi e di attori che facevano questo tipo di cosa qui si sono finiti a farli in tv è chiaro che le superstar tipo che ne so DiCaprio o Brad Pitt non l'hanno fatta sta mossa ma un sacco di attori che stanno tutto sommato un gradino sotto di loro li hai visti in serie tv che è una roba che vent'anni fa non, non te lo saresti mai aspettato e anche registi cioè tutto sommato è pieno di registi che si stanno cimentando con questa cosa per cui è tutto un insieme di roba e poi ovviamente il mercato che si è, cioè, si è sempre lì a me dispiace perché mi dispiace non vedere più un certo tipo di cinema o comunque vederlo meno. Mi dispiace che determinati talenti non abbiano occasioni. Eh, prima facevo una battuta, però di fatto. Cioè questa cosa che dice Dolan è quello che è successo a tante registe che magari avevano fatto... Cioè tipo uh, Patti Jenkins ci cioè, ha avuto tra virgolette la botta di culo perché poi non è botta di culo, però insomma ha fatto Wonder Woman e questo le ha dato un improvviso boost alla carriera che peraltro si sta già di nuovo appassionando. Ah, si però si insomma, sta insomma questa aveva diretto un film come Monster che piaccio o meno, aveva avuto una, un grosso successo, aveva fatto vincere l'Oscar a Charlotte Stone. Cioè ti aspetti che poi abbia un certo tipo di carriera, ha fatto praticamente solo televisione dopo quello, prima di Wonder Woman che poi secondo me il discorso che dicono è eh, alla fine, cioè io parlo da uno che non è un regista, però alla fine dal punto di vista eh, creativo, di espressione personale è davvero così tanto peggio fare serie tv se ti se dirigi tutti perché poi ovvio il problema è che non li dirigi magari tutti te gli episodi allora magari c'è questa cosa che un diventa un, una, uno sforzo collaborativo, non è più tutto tutto tuo come può essere un film, lo posso capire? Però, nel momento in cui immagino che questa serie TV. Che tra l'altro, non abbiamo neanche detto il titolo, 'La notte che Logan si risvegliò', è in, è in inglese. 'E in italiano, sì, la cioè traduzione è. è il titolo francese, attenzione, 'La nuit où l'Aurier Godreau s'è réveillé'. Ecco appunto, <ride> la traduzione italiana è per quella, non esiste il titolo ufficiale, quindi. Quindi gli hanno cambiato il nome, tra l'altro, hanno inglesizzato il nome perché è Laurier e in inglese è Logan. Ah, sì, okay. in inglese è Logan, è, è vero, è vero. <ride> sì, Sì, tra l'altro, io c'è una di de serie, delle cose che ho lì appuntate che volevo recuperare, però non c'ho ancora avuto... oltre qui c'è, è visibile, si trova... Sì, sì, in Francia l'ha andata. Non deve essere... Ne... Beh, io l'avevo Tra l'altro io avevo scoperto la sua esistenza solo ed esclusivamente perché ne avevo letto su una rivista francese. Sì, c'è anche poi questo non... problema con un sacco di roba sì, più sì. o meno piccola, se non segui veramente tutte le cazzo di canali in cui parlano di sta roba qua, come fai a scoprire che... Ma poi no, non deve essere neanche una produzione minuscola perché comunque c'aveva Hans Zimmer a fargli le musiche. Eh no, infatti, quindi sì... Per dire adesso, domani su MUBI, oggi è il 6 luglio, 6 luglio per chi ci sta ascoltando in differita, domani esce su MUBI, ritorno a Seoul, ritorno. Sì, a cazzo, io qua volevo, volevo andare a vederlo, ma me lo, non sono riuscito eh, a vederlo al cinema. Esce è su, su MUBI domani. E io l'ho scoperto perché io sono abbonato a MUBI e mi è arrivata la mail eh. di MUBI che mi ha detto, guarda che domani esce, eh? quindi fico. Però anche... Cioè, è un film abbastanza piccolo, indipendente, che però ha fatto tanto rumore nei canali di, di appassionati al cinema e tutte queste, Però sono tutte produzioni che magari, ovvio che magari lo passi al cinema, non se lo caga nessuno. Però se la Beh, fatto... gente non dici che esiste, non hai allora, il discorso per sicuro. Secondo me, lì è interessante perché Che Ritorno a Seul esca direttamente su Mubi... In Italia non Secondo è possibile. Non sbaglio. Proprio... Non, non, non forse c'è passato in Italia, onestamente non ricordo. Perché poi le tengo d'occhio, ma poi, poi queste cose che escono e non se ne accorge nessuno, finisco per dimenticare. Ma il problema qual è? Che. Un film del genere, pur se esce al cinema, non se ne, in Italia, ma chi se ne accorge? Esce in quattro sale. Per carità, chi ci tiene e ha l'occasione di vederlo, buon per lui. Però la verità è che se un film del genere arriva in streaming, è probabile che lo veda più gente. Eh, certo, arriva su Mubi e non su Netflix. Lì c'è anche il fatto che Netflix, per un po', è stato l'ancora di, come dire, il. il il salvagente di registi indipendenti che hanno fatto cose su Netflix e che mi ricordo eh, Joe Swamber che diceva io eh, facevo i miei film che uscivano in 20 sign, vabbè in 100 sign negli Stati Uniti e poi forse in Germania, <ride> adesso faccio i film per Netflix e il giorno che escono potenzialmente in tutto il mondo ce l'hanno lì e magari lo guardano. A me, a me spiace magari non avere il film su un grande schermo però mi fa piacere se mi vede più gente e c'è stato un po' di ci sono stati un po' di anni in cui questa cosa secondo me era abbastanza vera e Netflix aiutava da questo punto di vista il cinema indipendente solo che poi succede sempre quello che succede con le piattaforme cioè quando tu smetti di essere quello che vuole crescere vuole fare prestigio vuole fare cena non te ne frega più un cazzo di correre rischi vai su quello che funziona. Quello che funziona su Netflix sono gli orroretti, le, le, le teen comedy, eh, le rom-com, eccetera, e fanno quello, che cazzo di me di fare i film di John Swamberg. Eh, sì. Secondo me poi succede quello. Che poi vuol dire che comunque, da un certo punto di vista, hanno salvato un genere, perché le commedie romantiche ormai esistono solo su Netflix, praticamente. Sì, eh, praticamente certo, sì. Certo, le hanno salvato facendole, facendole brutte, però insomma, comunque... Se sono come tutte qua. quella con Anna de Armas e Chris Evans, siamo messi bene. Mm -hmm. No, infatti. Eh, però sì, è, è una... dopodiché, intendiamoci, a me dispiace, come mi dispiace sempre, se eh, persone di talento non hanno più opportunità, se un settore creativo perde delle cose, cioè è un peccato, perché comunque è importante, secondo me, il, il, il settore creativo. Va da sé che c'è anche una certa misura di eh, voglia di... Quando hanno inventato la macchina, i conduttori di carrozze si sono ritrovati tutti senza un lavoro, nel senso è anche Sarete un po' inevitabile se che Xavier sì, Dolan avesse perso non facesse più film, perché gli, i film che fa lui li dirige l'intelligenza artificiale. Lì sì, allora sarebbe sì. veramente. Cioè, in, ge in generale, se il mercato si è evoluto in una maniera per cui eh, i film di Dolan non vengono più prodotti, trovo che sia un grosso peccato, e mi piacerebbe se si trovasse un modo di farlo lavorare perché è un talento e bravo. Però a un certo punto, che cazzo, ci fa? Cioè, voglio dire poi noi due lo sappiamo bene cosa succede eh, quando madonna. un mercato si restringe, considerando fra le riviste di videogiochi, le traduzioni. <ride> Siamo assediati da tutti i lati, sia nei nostri hobby che, ne, che nella vita professionale, quindi sì, non è sì, non sì, aiuto qui è. Cioè c'è un po' di inevitabilità in questa cosa. Al di là poi di tutte le considerazioni, cioè, a parte che dubito sia il caso di Dolan, però tutte le considerazioni del caso, è anche normale che magari dei settori spariscano, si restringono, il problema è che non c'è la rete sociale, non c'è un sistema che permetta alla gente di reinventarsi, eccetera. Siamo tutti d'accordo su questo. È un insieme di cose. Eh, nel caso specifico, a me dispiace perché io comunque sono abbastanza dell'idea che, che serva l'arte. Madonna, sì! Sia, no, sia l'intrattenimento, sì. sia anche qualcosa che prova ad essere un, un po' di più. E, e serve in tanti modi. Ed e serve di tutti i tipi. cioè Io non sono bava, fa un culo e fini A me va bene tutto. Il problema è quando non c'è tutto. <ride> cioè, se c'è solo una cosa di un certo tipo, allora sì, diventa per dire io per, lo diciamo: le, noi le puttanate ce le guardiamo, figurati, i filmoni, mm. ci guardiamo più o meno tutto. Non è quello il problema. Il problema è se ci fossero solo puttanate da guardare, non ci fosse il film. Ogni tanto ti guardi, non so, Petit Maman e alterni il giorno dopo ti guardi Quantum Mania, alterni un po' un film, di, ti guardi un po' tutto e ti fai un po' una visione di insieme, oppure alterni, non devi necessariamente, però se la scelta fosse, che poi sarebbe un problema anche se fo ci fossero solo film alla Petit Mamon, per dire se ti devi guardare tutte le sere un film come quello, magari incomincia ad essere un po' aff affaticante il, il lobby del, di guardare film. Quindi ci sta che ogni tanto ti guardi Pacific Rim perché ti st stacchi un po' il cervello o magari è intrattenimento più leggero, meno, meno cerebrale, non ti impegna meno. Però sì, il fatto che ci sia sempre meno offerta o comunque l'offerta... No, non è neanche il che perché di film ne escono comunque una caterva, che però ci sia questo appiattimento dell'offerta, della... della che sia sempre più omogenea, che tendano sempre a farti vedere, a volerti farti guardare la stessa roba, perché quella roba ha funzionato prima, quindi non può smettere di funzionare, deve continuare a funzionare per sempre, nell'idea degli esecutivi. È un po' un peccato, sì. 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 Poi, beh, poi adesso, realisticamente, c'è anche un altro fatto. Uh, Dolan, l'ultimo suo film. Cioè, lui è, ha, 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 ha avuto un inizio di carriera fuori di testa, ripeto, Aveva ah, 19 mia. anni quando è uscito il suo primo film, sono, sono letto ed, male. Ed, ed, ed era acclamato come. Ed era veramente bravo. La verità è anche che gli ultimi suoi due film sono andati maluccio, sia come critica che come pubblico. E quando non sei cioè, quando fai questo tipo di cinema, qua già di base è difficile fartelo produrre. Se in più i tuoi film vanno male, è veramente facile che ti mettano da parte. Ma cioè, però è sempre stato così, eh? nel senso sono pochi quelli che sopravvivono a due o tre flop. Eh sì, mila. anche se sei un, 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 un regista grosso, ci mettono poco, ma anche con gli attori. Cioè, recentemente Ben Affleck aveva partecipato con uh, Matt Damon al podcast di Bill Simmons che stavano promuovendo e Ben Affleck a un certo punto parla, non mi ricordo di che periodo della sua carriera stava parlando, però lui era, diceva, io ero convinto che non avrei mai fatto più un film nella mia vita cioè, uh -huh. aveva avuto una serie di film, forse era quando aveva fatto quello, era quello con Morgan Freeman quello del, dello scienziato che cazzo era, ha fatto un po' di film, uno dietro l'altro che erano andati male cioè avevano speso un botto di soldi e lui l'aveva detto. Io ero convinto che non avrei fatto veramente più un film. Ero, ero disperato, ero, stavo già, mi stavo già guardando. E anche forse per quello che ha incominciato a dire: eh, magari se incomincio a fare il regista riesco anche a, a, ad avere più opportunità lavorativamente. Poi, grazie al cielo, ha scoperto di essere anche bravo a fare il regista, quindi si è un po' tirato su. però anche quelli grossi capita. Di, se te fai due o tre film di sé, cioè basta guardare Eddie Murphy. Negli anni Ottanta sembrava indistruttibile, inv invincibile, qualsiasi cosa facesse era un super successone. Qui si parla di, di gente che ha alla, all mia di Andrea. Poi è sparito. Cioè, ha fatto abbombato con un paio di film, boh, niente, non è, non è, adè, ogni tanto cos'è? La cosa più, più rilevante che ha fatto cos'era? Dolemite, Dynamite, Dolemite, come cacchio? Sì, sì, sì. sì. Cioè, ed è un film, ha fatto, cosa ha fatto? i Dulitto per un po', però sì, è tutta roba. Quindi sì, è un mercato spietato per chi ci lavora, perché poi alla fine che registi e attori sono freelance. E la vita del freelance, anche se sei, anche, una, anche se sei è una vita di merda non se va male. Sì, poi cioè, vai a vedere i film in uscita e alla fine, eh, nel senso, ci sono i grandi registi che hanno caché, perché comunque i loro film continuano ad andare bene e possono permettersi di fare cose par magari particolari, tipo David Finch sta facendo The Killer, eh, Nolan, Oppenheimer, Scorsese, Killers of the Fly War Moon, eh, Villeneuve ha questa cosa che adesso ha deciso che lui sia franchisizzato, ha fatto Blade Runner, Dune, Dune 2, Dune 3, <ride> eh, però anche lì comunque è apprezzabile perché è uno che si riesce a fare... Film in quel contesto lì del lavoro sull'IP, però li fa comunque la sua maniera. E continuano a dargli i soldi per farli. E per fortuna uno è andato bene perché Blade Runner 2040 non mi ricordo, no, no, non è che sia andato benissimo. E io trovavo abbastanza allucina cioè, allucinante. Mi faceva piacere, ma folle che continuassero a dare quella barca di soldi a Villeneuve per fare quei film lì come dice lui. Meno male che va bene. Però se togli questi, cioè, io non discuto che Greta Gerwig voglia fare questo. Fatto sta che Greta Gerwig sta a fare il film di Barbie e mo si dice che pare che fa il film di Narnia, quindi anche lei l'abbiamo persa. Ah sì, l'avevo letto, sì che ha firmato, pare che abbia firmato e... per uno o più di un film. Boh, non lo so, pare che fosse in discussione. E sto guardando l'elenco dei film in uscita quest'anno e allora c'è un sacco di roba interessante, c'è anche un sacco di roba interessante che non sta in questa, è il primo elenco che mi esce su Google, però c'è Aquaman, The Marvels, Craven il Cacciatore. La Suora, che è lo spin-off dello spin-off di The Conjuring. Blue Beetle, cioè ne ho già citato tre film di, quattro film di supereroi. Il, il prequel di Hunger Games. Ma Blue Beetle è un il film. film? Pensavo che fosse sì, una serie sì, di film. tv, cazzo. No, no, è un film, è un oh, film. Caprò. Il quinto Insidious. Barbie, il prequel de, no, il, il, il requel dell'esorcista il remake di Willy Wonka Meg 2, Equalizer 3 che peraltro Equalizer 3 non, non è solo Equalizer 3 è comunque basato su una serie tv la nuova versione oh. della casa infestata della Disney basata sulla loro attrazione Expendables 4 Gran Turismo basato su un videogioco a proposito tra l'altro di registi promettenti andati a fanculo Neil Blomkamp, eh, poi cosa c'è oh, il, il terzo Poirot di Kenneth Branagh e il remake del colore viola in formato musical cioè è veramente una roba è tutta un IP è deprimente cioè a sto punto viene quasi da apprezzare Zack Snyder che sta a farsi i cazzi suoi fa sto Rebel Moon però non, so, non ho molta fiducia ma perlomeno è una roba sua sì, infatti Zack Snyder, ridente scherzando, ha, due, ha fatto due IP nuove. Perché quello precedente è quello dei. Come si degli chiama? Sì. Degli... Eh, però fare gli zombie non vale. Non vale. Zombie, sono quasi un IP gli zombie. Si, si dici. <ride> che poi, cioè, intendiamoci: uh, Across the Spider-Verse è un seguito. Ed è basato su una fra, fra le IP più forti del pianeta. Perché non è solo Marvel, è l'Uomo Ragno che è. Il singolo supereroe più a garanzia di successo che ci sia, forse assieme a Batman. Mm, eh, sì. non, non, non mi viene in i cioè, due, Superman. Superman sono riusciti a metterlo a rischio. Eh? Ci hanno provato. Le più grosse scariche di diarrea che sono uscite con dentro l'uomo ragno e Batman sono comunque state dei successi ok, quando il coso, Joker, voglio dire, che, 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 ah, facciamo il film rated R particolare che sia piaciuto o meno, e eh, vabbè però è il cattivo più popolare del supereroe più popolare, grazie al cazzo che ha fatto una barca di soldi, <ride> per, però, quindi cioè, però Across the Spiders è secondo me un film bellissimo e per carità, ed è l'IP a botta sicura, quindi non è che non si possano fare, però è allucinante. Cioè, veramente. Esiste lo stesso Wes Anderson. Secondo me, Wes Anderson a modo suo, è diventato un IP. Cioè loro sanno che se gli, fanno, gli producono i suoi film in quella fascia di prezzo là. È una cosa talmente riconoscibile che sanno che comunque quel pubblico lì ci va. E quindi in un certo senso è a botta sicura. Quello sì. E, Probabilmente e non è un caso che lui continua a fare questo. Questo budget non puoi spendere un centesimo in più perché, sennò. Sforiamo e ci perdiamo. Io no, quanto spenderà? Sarei per curioso. Però adesso non abbiamo il tempo. Dovremmo andarle a cercare. Secondo me ha un budget 50 milioni 60. Facile, anche perché poi è pieno di grandi attori che, però, eh, non che secondo me che partecipano a per amicizia, quindi accettano anche magari meno soldi. Ah, perché si, sì, sì, no, sicuramente, sento. sicuramente. Uh, secondo Box Office mojo che non è sempre affidabile. Uh, non c'è scritto. <ride> quello precedente quello che non mi ricordo manco come si chiama eh, quello precedente che non mi ricordo manco come si chiamasse come si chiami eh, sì dai quello del giornale eh è, sì grazie Ah, comunque budget 25 milioni Asteroid City, con la metà di quanto pensavo, quindi ok, Sì, sì cioè, ed è uscito da un paio di settimane e ne ha già incassati 33, che allora, non significa okay. che sia a posto perché deve incassarne più del, di, di quello che è costato fra marketing, però anche lì dubito che abbiano speso poi così tanto per il marketing di sto film, per cui, ma infatti lì cioè, lui secondo me è, è ritracciato la sua... French Dispatch il precedente ha eh, costato 25 Disney. milioni e ne ha incassati 46. Secondo me lui è quella cosa che è a botta sicura, cioè lui costa questo e fa questi soldi ed è comunque prestigioso produrli e oltretutto non si sa mai, può sempre capitare che a cazzo ti rifà un Grand Budapest Hotel che ne ha incassati 170. Alla peggio e ci quindi... rientri con i costi, alla meglio fai il bot e ci, ci guadagni un botto di soldi. Sì, sì, no, fanno sì, bene, sì, cioè sì. ci mancherebbe. Però è un peccato ah, che Xavier Dolan, ma tra l'altro vabbè adesso Xavier Dolan è, è giovane, ha 34 anni, se sei ce lo auguriamo, è uno di talento, magari ci sta che poi la decisione la, 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 lo, lo, lo sbotto, lo, lo, lo sfogo mentre ti intervistano, sì. magari ci rifletti su e dici ok, devo cambiare un po', perché se sei, sei bravo, eh, il so, cioè alla fine... Alla, fine alla fine ci può che fa. Fai un film che piace a te, fai un film che piace alla produzione, fai un film che piace a te, fai un film che piace alla produzione. Però devi farli belli, devi fare soldi, c'è poco da fare. Guarda, adesso lui fa um, cinque anni in cui si compra la casa facendo pub dirigendo pubblicità e episodi di serie tv non sue. Eh? Esatto. E poi torna dirigendo un film di Batman. <ride> Il reboot basato su quello di Matt, Matt Reeves, com'è che si chiama quello che ha fatto l'ultimo Batman? Sì, Matt Reeves, sì, sì. Ok, poi vale sempre che se, cioè tipo mm, Villeneuve è, è un fanatico di Dune cioè era il suo sogno dirigere un giorno un adattamento di Dune per cui non è neanche è, è acceduto ceduto alle losing ah, cioè lui proprio è contento di farlo eh, e vale sempre che non è solo una questione di soldi ma anche di dire Oh, è figo poter pasticciare con questi giocattoli se sei un regista secondo me anche solo una volta nella vita è, fa è figo fare un'esperienza ma sì madonna gente. secondo me dal punto di vista creativo cioè io parlo sempre dal punto di vista di una persona che purtroppo non ha mai avuto a che fare con queste cose qua quindi c'era stato un periodo della mia vita in cui un mio amico forse stava, voleva, a, stava, stava per dirigere un film e mi aveva chiesto se ave, volevo partecipare nel ruolo, non mi ricordo se tipo eh, qualcosa che ha a che fare con la sceneggiatura, tipo stare a controllare la sceneggiatura o qualcosa, però poi non ha mai, non ha mai diretto il film e quindi mi è saltato anche quella cosa lì. Però sì, la pro, partecipare, in, in, a, cioè dire, dire ok, ho, devo fare per dire Kevin Smith. Si è rovinato crescendo, tutto il resto, però passare a fare il primo Clerks tutto in bianco e nero, girato nel, nel, nel convenience store dove lavorava in, con, con gli attori che sono tutti tuoi amici. A poter lavorare con Ben Affleck, a Compagnia Bella, immagino che sia. Cioè, sia bello, sia divertente, sia. Sì, sì, sì. sì. Ma, ma, ma per esempio io le sentivo. Ci sono uh, Justin Benson e Aaron Moran, che sono una coppia di registi indipendenti, che loro continuano a fare i loro film dal 2012, è uscito l'ultimo l'anno scorso, che hanno girato in lockdown. Tipo. E sono sempre film molto fighi, pieni di inventiva, girati bene, uno più bello dell'altro, secondo me. Dopodiché loro hanno, hanno diretto due puntate di Moon Knight e eh, un po' di puntate, cioè hanno lavorato anche in maniera un po' più coinvolta in Loki e loro dicono «Oh, eh, comunque so, eh, sono esperienze diverse, lavorando su ste robe abbiamo imparato un sacco di cose che non sapevamo, che non sapevamo come fare, che poi comunque possiamo in qualche modo tradurre in, nei nostri film che continuano ad essere cose più piccole». Cioè, ma perché no? <ride> Infatti, ma poi ti pagano. Cioè, sì, sì, me... L'unico mio, l'unica mia rimostranza, poi di nuovo se è quello che vuoi fare, a posto eh, è che, non lo so, esce un regista. È molto bravo e poi lo finisce nel, nella macchina Marvel e tra virgolette, lo Cioè, tipo eh, coso, adesso non mi viene il nome, quello di Creed e dei due Black Panther. Uh, Ryan Coogler, Coogler. Ryan Kugler. Cioè lui di fatto uh, era un regista super promettente, eh, l'ultimo film più o meno originale che ha fatto, per, comunque basato su una storia vera, ma che non fosse basato su un IP, è di dieci anni fa. <ride> Ed era anche il suo primo film, dopodiché ha fatto Creed, che per carità bellissimo, Black Panther, Black Panther Wakanda Forever, ha fatto il produttore, sta a, produr a produrre la serie tv su Wakanda, ecc. cioè a me è un po' spiace non vedere cosa si sarebbe potuto inventare in un mondo in cui... Eh, no, non è finito a fare il regista di robe dove sicuramente ha dei margini di creatività ma comunque sta a lavorare su idee di altri Chloe Zhao che fine ha fatto? Ciao! Eh, Chloe Zhao ha incassato l'assegno e adesso sta a farsi i cazzi suoi penso ah, è appunto per dire <ride> no, si è fatto di Eternals e basta sì, sì, vabbè, Eternals è comunque uscito due anni fa, credo che stia facendo altro adesso, insomma. Di Ma bene, Eternals cioè... è solo due anni fa, pensavo molto più di... Più. Eh sì, del 2021. Ah, pensavo. Molto eh, di passa più il più. tempo. Vabbè, dai, uh, secondo me abbiamo abbastanza esaurito l'argomento comunque. Passiamo a parlare dei due film di cui volevamo parlare. Tu volevi parlarci di questo Nimona che è uscito um, la scorsa settimana. Che è una produzione di Annapurna, tra l'altro. Sì, infatti Annapurna Pictures. Infatti, sì, sì, poi è stato venduto da Netflix. Cioè, Netflix ne ha acquistato i diritti per la, per la distribuzione, però è una produzione di Annapurna. Che poi in realtà era una produzione già preesistente che si era un po' arenata e Annapurna ha detto, vabbè, dai, ci pensiamo noi. Allora, <ride> leggo su Wikipedia perché inizialmente era una produzione di Blue Sky Studios che, okay. che avrebbe dovuto dirigere Patrick Osborne e sarebbe dovuto uscire nel 2020. Poi la, la, Walt Disney si è comprata la uh, 21st Century Fox, che, che è una compagnia che, 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 che è, ave, di cui Blue Sky faceva parte e quindi Disney sarebbe, avrebbe, era diventata pro, proprietaria del, di questa idea. Però, visto che eh, c'è un sacco di temi, LGBTQ, la, 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 la dirigenza di Disney ha detto: Ma no, ma sta roba qua, na, na, ai nostri investitori non piace una cosa o l'altra. Quindi, dopo che è stata rimandata un botto di volte, alla fine hanno chiuso Blue Sky ad aprile 2022. Anna Purna mm. Pictures, se, se, non so se, immagino che si sia acquist, abbia acquistato i diritti a questo punto. Non lo dicono, però, hanno acquistato i diritti, l'hanno fatto. Dirigere a Nick Bruno e Troy Quain che non conosco l'hanno fatto eh, disegnare e animare a DNEG Animation e Netflix si è, è, è accaparrata i diritti di distribuzione di tutto il mondo eh, è uscito il 14 Avevo... giugno no, a, a, è anno... stato presentato a, a ANS International Animation Film Festival il 14 giugno e poi il, in cinema il 23 qui sai che le, le uscite che fanno limitate per Netflix probabilmente, metti che ce lo nominano per il, per il, per il, per il come si chiama, per gli Oscar, film di ammioazione. Ah, eh, dipende se, però deve essere, devono avergli fatto fare un'uscita un al cinema, se no non è. Sì, al cinema è uscito me. il 23 giugno, in selezione okay, cinema, vabbè. che non so quando. Comunque sono. loro due, Vabbè, lavorano da, da un 15 anni nel cinema d'animazione come storyboard, animatori, eccetera. E avevano diretto. Um, non so come si chiamasse in Italia. Spie Sotto copertura, che era il film sullo spionaggio, film d'animazione sullo spionaggio con Will Smith. E avevano diretto anche il film dei Puff, Il film natalizio dei puffi, ma credo un'uscita diretta in DVD, per non vorrei sbagliarmi. Eh, per cui insomma sì, eh, sono alla loro terza regia. E, beh, per gli appassionati, diciamo, io conosco il fumetto perché il, il, Nimona è inizialmente, anzi, inizialmente era una, era una serie di, di strisce giornaliero o comunque te, uh, che uscivano sul web, scritta da, al tempo Noel Stevenson, che poi ne ha fatto una. una, una um, ah, come si chiama? Il volume, c'è cioè un volume singolo, una storia. Adesso mi, uh, mi sfugge il, il. Paperback. Paperback. Sì, sì. Allora, Nimona è questa ragazzina <ride> che ha esteticamente ha l'aspetto di una adolescente, tardo adolescente, quindi 15-16 anni, in quel, quella fascia d'età lì. In inglese è doppiata da Chloe Moritz, eh, Chloe Grace Moritz. E eh, incontra che ha la particolarità di essere una eh, shapeshifter, quindi può trasformarsi in qualsiasi animale e, e la desideri in qualsiasi momento. Tra l'altro, non ci sono limitazioni di poteri, non è ah no, mi sono trasformata adesso, devo riposarmi, no. Può trasformarsi in qualsiasi momento, quante volte vuole, in, in dieci animali, in dieci secondi li può fare a tutta questa cosa qua. E può trasformarsi in qualsiasi animale voglia, esistente o non esistente. Può trasformarsi in un drago, può trasformarsi in un rinoceronte, in un topo, in un gatto, in una balena anche, che è, una, che è legato a una, scena, a una scena delle scene più divertenti del film. E eh, incontra il personaggio di Ballister Boldhart, che è questo... È in, è loro si incontrano quando Ballister è già adulto. Però Ballister originariamente è un ragazzino che viene da, 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 dai ceti più poveri della società. E la regina del regno eh, dove è ambientato, c'è il nome del regno. Eh, sì, probabilmente sì, però adesso mi sfugio, non riesco a trovarlo. Eh, la regina gli concede l'onore di entrare nella scuola per diventare un cavaliere del, del regno. Che di solito, come spesso accade, è una cosa riservata ai, ai, ai più ricchi della società, ai nobili e compagnia bella. Quindi aveva fatto, fa molto scalpore che questo ragazzino sia entrato a fare parte della, della, di questa scuola. Cresce, diventa il più bravo ovviamente, come se la storia è abbastanza classica, eh, tutti, nessuno crede in lui. Lui si diploma col massimo dei voti, sorprende tutti, nonostante tutti gli vogliano dare contro. e Nel frattempo, eh, nasce una relazione, sviluppa una relazione con Ambrosius Goldenloin, che è questa, questo, questo compagno di corso dai tratti eh, orientali. Eh, sono due uomini, quindi c'è una relazione gay-omosessuale a, a schermo. Eh, e succede che la, durante la cerimonia di, eh, di premiazione, di investitura dei vari cavalieri alla fine del corso, eh, la spada che, che, che impugna eh, Ballister si trasforma in un raggio laser che uccida la. la la regina e ovviamente lui viene, viene accusato hai ah, ucciso la regina traditore era il tuo, era il tuo piano fin dall'inizio perché sei un poveraccio e i poveracci ce l'hanno con i ricchi tutta questa storia qua bla, 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 bla. e quindi lui scappa diventa passa tutto il resto della sua vita in, a nascondersi a evitare di essere l'uomo più odiato del regno è l'uomo più è il criminale più ricercato di tutto il regno e succede che non mi ricordo adesso mi, come si incontrano, e Nimona e Ballister si incontrano e Nimona dice: Praticamente si presenta, ok, sono la tua sidekick, sono la tua, la tua spalla. E, lui, perché, e, e lei gli dice: Perché tutti i cattivi hanno bisogno di una, di una spalla. E lui dice: Ma io non sono un cattivo, eh sì, ti piacerebbe. C'è tutto questo gioco sul fatto che lui conv è convinto di non essere un cattivo, però in realtà tutto, tutti lo vedono. Per il, resto di, per, per il resto della tua vita, e quindi c'è questo incontro. Storia abbastanza classica di due eh, solitudini: due persone sole per, che per motivi simili ma diversi sono sole e che trovano, com, trovano conforto e si fanno forza l'un l'altra. E per superare, poi per redimersi, trovare, diciamo, ehm, redimere il proprio nome, trovare un posto nella, nella società e tutto il resto. La storia è piuttosto classica. Tra l'altro è cambiata molto l'ambientazione, perché l'ambientazione del fumetto è un classico fantasy medievale. Mentre nel, nella storia del, del film è ambientato in questo fantasy futuro fu, se, parafuturistico semifuturistico quindi ci sono le spalle laser ci sono le televisioni ci sono i social network ci sono le le, le telecamere le macchine volanti però è comunque una società che funziona come un regno medievale quindi c'è la regina quindi ci sono i cavalieri eh, è un, è un diciamo un fusion di, di idee di ambientazioni e di, di, di correnti narrative, di, di idee narrative molto azzeccato, anche perché riesce bene a... a nel 2013 non ha, Stevenson non aveva avuto quest'idea, eh, cioè non era quel tipo di storia che voleva raccontare, è, è molto più politico per certi versi perché poi c'è tutto il discorso, controllo della popolazione, controllo delle, del il, il governo che... Che, che guida la narrativa, la narrazione di certi eventi per i propri interessi, quindi ha tutto l'interesse a dipingere Ballister e Nimona come i grandi cattivi perché ah, questi sono i diversi, questi sono i cattivi, noi siamo, siamo solo noi che possiamo proteggervi, che possiamo proteggere il popolo, quindi il, il potere accentatore del, del governo e delle forze dell'ordine che sono rappresentate dai cavalieri. E in tutto in questo c'è il rapporto gay tra Ballister e e Ambrosius Golden Loin Golden Loin come si traduce? Come lo tradu eh, Loin è tipo il... come si chiama? Sono è praticamente... Non è la lonza tipo. No, sono tipo le, le, le mutande quelle di Tarzan, se non sbaglio è un Loin quello lì. Le, muta le mutande ascellate... Ma no, sì, è il Lombo. Il loin è il Lombo. Eh, Lombo è il Lombo, ok. Lombo dorato, Lombo dorato. <ride> Ma che cacchino è? <ride> Ah no, è Loincloth quello che mette. Ah, ok. Mi sbagliavo, Lo Sì, quindi è, è, cioè è, è praticamente eh, anche d'oro, eh, vita d'oro, quella zona del corpo. Praticamente diciamo: basso ventre d'oro se vogliamo. Eh... E, e, e in tutto questo in inglese poi eh, um, Ballister è doppiato da Risamed, eh, quindi ha, è, è un po' accentato, leggermente accentato, non è proprio in inglese pulito, 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 è leggermente accentato. Eh, ed è bellissimo, secondo me è spettacolare, non raggiunge le vette, secondo me il, il mondo del cinema di, di animazione ormai si divide, avanti Spider-Verse no, come era multiverse, no, come si chiama il primo di Spider-Verse? Come Perché Into Spider the Spider-Verse è il secondo. Allora, il primo è, è Into the Spider-Verse, anche se in Italia è Spider-Man un nuovo <coughs> universo, e il secondo è Spider-Man Across the. Sp no, sì, Across the Spider-Verse anche in Italia. Ok, quindi Into the Spider-Verse è il primo. Quindi sì. secondo me ormai il mondo di animazione si divide in pre. Into the Spider-Verse e post Into the Spider-Verse l'influenza che ha bene. avuto a livello di, di, di quello che, puo fa, che puoi fare col, con l'animazione moderna secondo me eh, non è che ha insegnato però ha, most, ha dato secondo me coraggio creativamente a tanta gente che magari quelle idee magari ce le aveva o magari ce l'aveva in, in fase embr embrionale e dice ma sta roba qua si, per, per dire ehm, Uh, Intergalactic, uh, un altro film d'animazione musicale con Kid Cudi. E tutto. Anche quello ha quell'influenza lì, si vede un po' che ci sono quelle influenze lì, quel modo di fare animazione che, che, che si distacca da quello a cui siamo abituati, la roba Disney e tutto il resto. E, e anche se vogliamo la roba Pixar che ha un certo modo di fare, è bello, è divertente, però non è. Into the spider non è spider non è Miles Morales, diciamo. E questo, non arriva a quelle vette creative perché probabilmente non hanno il budget, non avevano... però ci provano, provano a fare qualcosa di differente, provano a, a mostrarti un, un disegno più cinetico. Un, un, soprattutto nelle scene sono molto più movimentate di quello che ti aspetteresti, c'è molta creatività in cui, in, nel modo in cui disegnano ogni Nimone, in cui presentano i suoi poteri, in cui la descrivono. Eh, ed è proprio bello. A livello estetico, è spettacolare e anche a livello tematico, secondo me, è molto, molto bello, molto azzeccato come viene trattata la storia d'amore tra Ballister e Ambrosius, ovviamente. Ambrosius è, è quello super figo, quello che piace a tutti: ha l'armatura all dorata. Quindi, è il, è il cavaliere, è il primo cavaliere, quello che viene, a cui viene assegnato il ruolo di catturare Ballister. Quindi, c'è questo scontro morale, etico e tutto il resto. E Nimona viene, raccont viene raccontata anche la sua storia, come viene. La sua origine, tut, la, la sua vita da, da mostro, che tutti, il fatto che fosse una ragazzina e che quindi eh, sin da ragazzina sia sta, sempre stata ostracizzata, ostracizzata, allontanata perché era il mostro, era quella che, che metteva a rischio l'incolumità di tutte le persone quando in realtà non aveva mai fatto nulla, cioè non c'è neanche il caso di... La cosa che viene rappresentata bene è che non, non, Nimona nel suo passato non mai ha mai avuto un, 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 un momento in cui ha perso il controllo e ha distrutto un paese, per dire. No, solo il fatto che ha fatto virgolette, di rivelare alle persone di essere una shapeshifter, si è trasformata davanti ad altre persone, è quello è bastato per scatenare l'ira e la diffidenza delle persone che l'hanno subito allontanata. Eh, e quindi è una bella storia, e secondo me è bellissimo, io il fumetto lo adoro, è una, cosa che veramente è una delle mie cose più preferitissime della vita, l'ho regalato a un sacco di persone, l'ho regalato a mia nipote a Natale in italiano, l'avevo regalato anni fa a un'amica a, un a, un a Londra, lo, lo consiglio a tutte le persone che mi chiedono qualcosa, lo consiglio sempre. E il libro, scusate, il film... Uh, cambia alcuni aspetti importanti però ne man mantiene il tema generale il tono generale della storia i temi importanti li mantiene tutti l'attualizza la modifica in, in modi intelligenti e la politici politicizza di più se vogliamo perché la rende più eh, i paralleli con la società moderna sono più facili sono più evidenti in queste in questo riadattamento. Secondo me è proprio bello. Uno dei film più belli di quest'anno non ne ho visti ancora tantissimi, del, usciti nel 2023. Però no, è proprio bello lo straconsiglio a Grandi e piccini perché ha temi. È godibile per gli adulti perché è divertente, è godibile per i, per i ragazzini e le ragazzine perché, come dicevi tu, se c'è una protagonista femminile, quindi è più facile farla vedere a, 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 alle bambine perché. È più facile che ci si riconoscano, vedono qualcosa che somiglia a loro, e quindi, invece di guardare le stesse robe con i maschi, vedono qualcosa. Secondo me, è una roba che straconsiglio a tutti. Se avete figli, se non avete figli, se avete figli, se non avete figlie, ne stravale la pena perché è proprio, proprio bello sia a livello di contenuti che di realizzazione tecnica: è proprio divertente. Tra l'altro, dura circa due ore però tipo 20 minuti sono solo di titoli di, titoli di coda per tutta la marea di gente che ci ha lavorato sopra come com spesso accade nelle produzioni di questo tipo è proprio bello, straconsigliato ok allora sottoporrò il trailer vai, a mia vai, figlia, sì, che sì. Poi... voglio poi sapere cosa ne pensa. E, e metterà sentenza su possiamo vederlo non possiamo vederlo l'ho consigliato anche a mia sorella e <ride> mia nipote lo sto aspettando di sapere cosa, se, gli, se è piaciuto o no anche a loro cosa ne pensano le, le faremo sapere, eh, signor De Luca, se, se, se è stato apprezzato qua dal... dal vabbè che poi mia figlia c'ha... Cioè, il problema è convincerla a guardare qualcosa, a volte, ma è veramente difficile che guardi un film e dica che non gli è piaciuto, perché vabbè, a quell'età quell tendenzialmente è tutto nuovo e tutto figo. Ad ogni modo, eh, a proposito di mia figlia e film... Sono andato a vedere appunto questo uh, Ruby Gilman, la ragazza con i tentacoli, che di nuovo sembra il titolo, considerando che è un film d'animazione, uno si aspetta una roba giapponese, che, <ride> che, fa... che oltretutto con protagonista l'adolescente, per cui non va benissimo. Ma che cos'è? È il nuovo film d'animazione DreamWorks. Tra l'altro, adesso siccome va di moda, pure la Dreamworks ha la, la sigletta iniziale con il logo e con tutti i loro personaggi che appaiono. Tipo c'è Shrek, c'è il drago di Autoterrain Your Dragon, e c'è che altro ha fatto Dreamworks, ma non mi viene in mente. Eh, c'è un'altra roba famosa loro, Aiutami. eh? boh sì, ci stavo pensando. Recentemente proprio ho visto qualcosa col, col logo Dreamworks. Eh, eh, c'è Shrek, c'è, ah, beh, coso Kung Fu Panda. Hanno fatto sì, Trolls sì, tu... hey, hey, e i troll. hey, Trolls, sì, sì, sì. il gatto con gli stivali, sì, 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 sì. Eh, eh, appunto, Trolls, Shrek, eh, i draghi, Kung Fu Panda, eh, Baby Boss. Hanno eh, fatto sono... esatto. Si vede anche lui, si vede anche il Baby Boss, eh, di Alec Bold, ad ogni modo. È il loro nuovo film diretto da Kirk, Kirk De Micco, che stavo vedendo, è il regista dei, dei due film dei Kruz, The Cruise, non so. Co, che io onestamente non ho mai visto, non so come siano, però i Kruz ha diretto quelli, vabbè, poi ha diretto anche altre cose, ma insomma sono credo quelle le, 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 le due cose più famose che aveva fatto. Che cos'è? Allora, è un film su. Un adolescente Kraken, cioè c'è cioè questa famiglia di Kraken, i, 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 i super poliponi giganteschi, che però in realtà non sono proprio polipi, sono qui dei, dei mostri giganti con i tentacoli, che sono andati a vivere sulla terraferma, eh, si fingono esseri umani perché scopriamo dopo un po' c'era stato un conflitto fra la madre della famiglia e sua madre, la, la nonna quindi della protagonista, però questo si scopre dopo un, un pochino, eh, e quindi vivono lì, si fingono esseri umani, il padre ha l'attività come panettiere, la madre fa vende case, c'è il bambino piccolo e la figlia adolescente che va a scuola e quindi ha tutte le cose da ti comedy diciamo. Chiaramente succede a un certo punto e le raccontano sempre non devi andare in acqua perché l'oceano è pericoloso, ci sono dei mostri che ci vogliono ammazzare a noi kraken. Ora, chiaramente c'è un punto di partenza che devi anche un po' accettare, cioè il fatto che questi riescono a camuffarsi da esseri umani anche se sono blu <ride> e, hanno e si muovono tutti un po' strani eh, e dicono a lei ma come mai sei blu? Sono canadese. Ah vabbè ok, mi sembra ah, sensato, ah, c'è cioè, proprio questo dialogo a un certo punto. Sono, ca <ride> sono canadese. Ah? Ok. <laughs> Vabbè. Ehm <laughs> e, e. A lei hanno sempre raccontato. Sta cazzata ovviamente che se vai in acqua eh, ci sono i mostri che la vogliono ammazzare. Il film inizia con lei che ha un po' di problemi perché le, le classiche cose adolescenziali: c'è cioè il ballo di fine anno, quest'anno è organizzato su una barca, cioè su una nave, e la madre non vuole che vada perché non vuole che lei rischi di finire in acqua. E, e dice: È l'ennesima cosa a cui non posso partecipare. Dice: Cazzo, se non volevi che andassi in acqua, non, non, non trasferitevi su una città, riva al mare. Se infatti, eh, però vogliono stare vicino all'acqua per l'umidità. Ah. <ride> e... Allora venite in Liguria! E... Esatto! Fatto sta che per un avvenimento, lei casca in acqua e si trasforma, e quindi scopre che praticamente le donne della sua famiglia. Eh, non solo sono Kraken come anche gli uomini, ma in più hanno sta cosa: Che sono Kraken giganti. e Quindi lei diventa questo Kraken gigante. Sembra un kaiju che spacca tutto. E vabbè, poi. Ci sono varie evoluzioni, arriva la sirena, che purtroppo secondo me il trailer spoiler che si rivelerà una stronza. E Dico purtroppo perché secondo me cioè, è, è il plot twist del terzo atto che lei si riveli essere una, una, una stronza. Mi sembra un po' un peccato che il trailer l'abbia spoilerato. Tra l'altro l'ho appena spoilerato io a chi non ha visto il trailer, scusate. <ride> e, e il film di fatto è... A... Ah questo stile visivo che, devo dire, dal trailer e dalle immagini promozionali non mi convinceva, ma in realtà mi è piaciuto molto, che è molto pongo, sembra quasi un tentativo, non so se sia questa l'idea, però mi è sembrato un tentativo di rifare in computer grafica lo stile dei film Hardman quelli tutti fatti in plastilina, plastilina Shaun the Sheep, Chicken Run eccetera eh, Wallace e Gromit me l'ha ricordato molto eh, chiaramente più, più pulito più colorato perché poi comunque è fatto al computer però mi ha dato molto quell'idea lì pungosa, morbida e alla fine mi è piaciuto e sono molto belle le animazioni di loro Kraken come si muovono tutti un po' dinoccolati e al di là di quello è un po' un mix fra la poetica, la di de Guglielmo del Toro, Tim Burton dei de del, del mostro del diverso eh, che, della bellezza dell'essere diversi, eccetera, mescolata a una teen comedy alla Mean Girls, quindi con tutte le gag, le cose, la formazione la, e anche lì che, che poi, ovviamente, le due cose si intrecciano perché l'adolescenza è anche scoprire che non. sentirti un mostro perché stai cambiando, stai crescendo, ti sta venendo fuori tutto quello che, che, che fa schifo. Fa schifo, ricordiamolo, crescere e. e eh, chiaramente visto attraverso la metafora esagerata la, di lei che è effettivamente nel, nello sguardo di chi la vede un mostro gigante oltretutto. In più si parla anche di diversità, di eh, se vogliamo essere degli immigrati, perché loro comunque sono una famiglia canadese <ride> lì in mezzo, e oltretutto poi arriva questo personaggio della sirena che, diventa, che lei si camuffa molto meglio ed è più sicura di sé e quindi diventa super popolare. Ed è bello perché nasce un'amicizia fra Ruby e la Sirena che sembra voler dare anche un bel messaggio molto carino di amicizia, di eh, andare oltre gli stereotipi, andare oltre quello che ti racconta la tradizione e di eh, essere tutti, insomma, andare oltre la diversità, mettiamola così. Purtroppo l'ultima mezz'ora di film, eh, non ne entro nei dettagli, però non, faccio, non mi sento neanche di dire che sia un grosso spoiler perché è appunto una cosa che si capisce abbastanza facilmente dal trailer, è che alla fine il messaggio diventa sembra un film d'animazione di 30 anni fa, cioè i buoni sono buoni, i cattivi sono cattivi e se li pigli a calci in culo risolvi tutti i problemi del mondo. <ride> <ride> E me la, cioè, rimane secondo me gradevole, divertente, visivamente molto bello e comunque con delle cose carine che racconta, però mi è un po' calato nel finale il film che invece per due terzi mi stava piacendo molto anche a livello tematico. Poi rimane una roba molto gradevole che ho visto volentieri, mia figlia era entusiasta, quindi va bene, è un po' un peccato secondo me perché banalizza e normalizza una cosa che invece sembrava voler prendere una piega un attimino più sofisticata. Uh, poi non è da DreamWorks che mi aspe aspetto chissà quale livello, cioè sono pur sempre quelli che, che come studio di animazione sono nati con Shrek, che voglio dire è un film che <ride> soprattutto se lo riguardi oggi ha cioè veramente delle robe abbastanza impresentabili. Però insomma un, un pochino mi dispiace. Cioè, red eh, è, è complesso... un'altra tutt categoria, tutt'altra. Red, eh, per esempio, torni Red secondo da, me sì, è, è un film red, che... In... Sì, beh, però è... credo sia solo in Red italiano. in Italia. Che inizia in questa maniera. Cioè, è per due terzi è quella cosa lì. Cioè, un film che non vuole essere super ambizioso a livello narrativo, come magari, cazzo, ne so, Wally o app. Ma che però è molto coerente, va per la sua strada, e comunque fa dei discorsi maturi e secondo me interessanti. E che non sente il bisogno di scadere nel finale nel vabbè, meniamoci. <ride> Questo invece diventa esattamente quello, cioè alla fine è vabbè, meniamoci, perché comunque i cattivi li devi menare. Mi è sembrato un po' un'occasione sprecata. Rimane comunque una roba super gradevole, secondo me visivamente molto bella e che comunque c'ha dentro dei temi interessanti e che però poi davvero sembra un film che non si è accorto di, di, di quello che anche il cinema d'animazione americano è riuscito a fare negli ultimi dieci anni ed è un po' un, po un peccato, dieci, vent'anni anche se vogliamo ed è un po' un peccato. Mi permetto un piccolo inciso, <ride> sto film. Eh, qua in Francia i film d'animazione escono anche in lingua originale e noi in generale andiamo a vedere in lingua originale. Quello che succede però a volte è che magari se non è il film Disney o il film Pixar, quindi non, è, non, non pensano che sarà così di successo, eh, magari lo fanno in lingua originale in meno sale. Questo, per esempio, lo facevano in lingua originale eh, solo in una sala a Parigi e per di più solo la sera. <ride> che cazzo! <ride> Mentre noi magari di solito andiamo, sì vabbè facciamo lo tipo Spider-Verse, siamo andati a Parigi in quella sala, però almeno lo facevano anche di pomeriggio. Quindi... Ho detto a mia figlia, o oh, se vuoi possiamo andare a vedercelo in francese qua dietro a lei. No, lo voglio vedere. E la madonna è già cresciuta, papà. <ride> Allora vabbè andiamo a vedere e quindi è stata la prima volta che siamo andati a vedere un film la sera, quindi comunque un momento insomma significativo. Oltretutto abbiamo dovuto rinviare perché era successa sta cosa che c'era la rivoluzione in ah, Francia, sì. stavano, stavano dando fuoco a Parigi la settimana in cui è uscito sto film, però siamo riusciti ad andare ieri e, e c'è stato anche questo, questo, questo bel momento del primo spettacolo serale, abbiamo cenato fuori, e ci siamo visti il film eh, e poi appunto... Non si è addormentata la bicicletta, è tutto... Se... No, no, no. P vabbè, poi ovviamente era stanca. Però, insomma, era comunque lo spettacolo alle 7,50. Siamo arrivati a casa, che erano le, 11, le 10 e mezza. Cioè, va bene. Perché poi, essendo anche che abitiamo fuori da Parigi, comunque devi tenere conto che ci mettiamo nel migliore dei casi 40 minuti. Eh sì, ma Poi alla sì, fine sì. aspetta il treno. Eh, ci metti un po' di più. Eh, però, sì, ecco c'è stato questo momento di grande orgoglio paterno: del no, lo voglio vedere in inglese mia. <ride> ha funzionato. <ride> Il lavaggio Ce del fatta. cervello ha funzionato, quindi il prossimo passo è farle vedere i cartoni animati giapponesi in giapponese con i sottotitoli. Ragazzo, allora abbiamo già visto a casa Shaolin Soccer sottotitolato <ride> ah. <ride> e non solo, siamo andati al cinema. Qua danno spesso al cinema i film dello studio Ghibli, mm -hmm. cioè spesso. Li danno, succede che li diano. Solo che anche lì, suppongo perché fanno delle decisioni basate su quale gli sembra che sia il target, alcuni li fanno nel pomeriggio e in francese, altri li fanno la sera e sottotitolati. E quindi siamo andati a vedere sottotitolati, però la sera tipo alle 6, quindi un po' più presto di questo caso qua. Siamo andati a vedere in giapponese sottotitolato in francese, eh, Laputa e porco rosso. Grande, grande. Detto, ma sì, guarda che devi leggere. Non c'è problema. Andiamo. Ma no, il mercato giappone, comunque il mercato francese è enorme. Io ho comprato, ho un po' di edizioni dei film Ghibli comprate in Giappone perché lì hanno le edizioni eh. più fighe e hanno già i sottotitoli mm -hmm. francesi in inglese, le edizioni giapponesi, per dire. Il mercato francese è il secondo mercato al mondo per eh, i film appunto, dello studio. Quindi... Cioè, sopra magari a quello cinese che uno si aspetterebbe. No, no, sì, qua, ma infatti qua tutti i film d'animazione giapponesi che magari in Italia escono per tre giorni, qua escono normalmente al cinema, magari escono solo sottotitolati e non doppiati, spesso succede Però escono, però, sì, però, sì, me. in Italia manco quello. Sì, sì, Ed escono, cioè non è che escono in, nel, nel, nel cinemino indipendente, li trovi nel multisala. Ovviamente io parlo di Parigi e dintorni. Di Do per scontato che nel, nella profonda Normandia sia un po' più difficile però eh? magari sì. nelle città grosse, Montpellier, Lione sì, poi sì immagino che Marsiglia, cioè sì immagino di sì cioè, però non, non ne ho veramente eh, ma è così pure in Italia Cioè, quello che esce a Milano, a Milano esce un po' tutto comunque meno che qua e poi, e poi a Genova ci abbiamo tutto. Luci <ride> esatto o se abiti dove abita il povero di Romolo devi farti 100 km per raggiungere un cinema dove oltretutto fanno magari solo che cozzalone eh, esatto <ride> va bene direi che per oggi abbiamo concluso uh, diciamo mancano due Outcast Popcorn prima della pausa estiva lunedì sera c'è l'ultimo retro uh, dedicato a Sapore di Mare quindi chi è interessato uh, cioè è in arrivo quello poi ci prendiamo la pausa anche con il retro. E giovedì prossimo, ovviamente, faremo l'ultimo appuntamento con. Eh, l'ultimo appuntamento, diciamo, settimanale. Per parlare del ulteriormente. Ci sarà uscito. sicuramente il ritorno che così... a Seoul Perché probabilmente me lo guardo appena esce domani. Okay. Allora, se, se, se riesco, vedo di recuperarmelo anch'io. Che comunque volevo vederlo, così ne chiacchieriamo assieme. Parleremo di Mission Impossible, Dead Recon in prima parte, perché sono. Cioè, Va, vado a vederlo. Le punto. recensioni <ride> pare, sono tutte super entusiaste, c'è qualche voce contro, però insomma sì, eh, e sto cercando di organizzarmi per andare addirittura all'anteprima domenica, per cui proprio già no, ragazzi eh, voglio vedere Tom Cruise che rischia la vita. E a parte questo, magari facciamo un po' il punto su come sta andando Secret Invasion, visto che finirà quando saremo in pausa estiva e non ne potremo parlare. Così Tanzillo può prendere dieci minuti a dirci perché si sta annoiando a morte guardando. Io dal trailer <ride> e... ho pensato, ma quasi qua. Poi ho letto la recensione: no, anche questo. Skip, ma, skip. Ho, ho, ho sentito più, più persone dirmi. Sembra quasi che abbiano provato a fare l'Andor dell'universo Marvel, ma non ci siano riusciti. <ride> Beh, poi non so. Che tra l'altro è un po' quello e... che e... ha provato anche a fare Mandalorian. Mi sembra. Sì, con quella puntata. <ride> sì, sì, sì. Però anche lì non è che gli sia venuta proprio benissimo. E magari. magari... Qua dipende da Francesco, perché diceva che magari si guarda perché è uscita la prima metà della terza stagione di The Witcher, quindi magari ci dirà anche un po' come com quella. Insomma, un po' di cose di cui parlare prima del, del saluto pre-estate eh, ce l'avremo. Direi che per oggi è tutto, grazie, grazie Alessandro e niente, alla prossima. Ciao! Ciao.